Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andremo a parlare del sesto talento, Dani Mota Carvaglio. Ragazzi, il quinto talento è stato portato solamente per gli abbonati, perché è un talento che voglio tenere un po', tra virgolette, nascosto per cercare di prenderlo nelle mie aste. Spero che tutti voi possiate capire che anch'io gioco al Fanta e vorrei fare meglio dell'anno scorso, perché facendo uscire i video. Tutti quelli che giocano contro di me sanno quello che penso, quindi qualcosina cercherò di tenerlo per me e per gli abbonati. Vi ricordo come sempre, ragazzi, di lasciare un grandissimo like. Con i like riuscite a portarvi tantissimi video pubblici per tutti voi, quindi sostenetemi con i like, con un commentino qui sotto e iscrivetevi al canale, che è una cosa veramente gratuita per tutti. Passerei subito al video e qualche altra cosa ve la dico poi strada facendo. Parliamo di Dani Mota Carvaglio, 24 anni, che nel 2020 arriva al Monza. Quest'anno, la stagione 2021-2022, ha totalizzato 28 presenze in Serie B, poco più di 2000 minuti. Anche qua parliamo di 22-23 partite piene di 90 minuti e 4 presenze nei playoff. 11 gol fatti, ma sono riferiti solamente alle 28 partite, perché nei playoff ha fatto un gol e qualche assist che non sono stati menzionati qui, perché siamo andati a prendere solo le statistiche, diciamo, della Serie B senza playoff. Allora, ragazzi, nel 2020, dicevo, è stato acquistato dal Monza, dalla Juventus Under 23. Ecco, la prima riflessione, prima di andare a commentare tutto quello che ho visto di questo ragazzo, è: ma la Juventus che cavolo di osservatori hanno? Cioè, hanno regalato anche questo talento, come avevo detto, di Luca Zanimacchia, a 2 milioni di euro, o giù di lì. Cioè, veramente. Io non riesco a capire come faccia una società così importante come la Juventus a disperdere tutti questi talenti, e poi magari va a prenderne un Rabiot e gli dà 7,5 milioni di euro l'anno, e in più alla firma, visto che si era liberato a zero, gli ha dato anche una bella somma alla firma. Io stento a crederci, cioè non riesco a capire la professionalità di questa società. Cioè, andrei già a parlare del giocatore, perché allora, qui non vi porterò un'altra scheda perché c'è poco da dire. Cioè, questo è un giocatore completo, cioè è un attaccante, diciamo, con Mister Stroppa giocava nel 3-5-2, no? Lui può svariare su tutto l'arco offensivo, perché è forte fisicamente, è forte di testa. E queste non sono neanche le sue skill migliori, perché se proprio dobbiamo mettere la skill più importante, sono i dribbling. Cioè, un giocatore che nell'uno contro uno è devastante. Cioè, basta guardare i video. Gli fanno una montagna di falli a partita, perché se ti punta ti salta, c'è poco da fare. Tantissime volte gli facevano fallo per prenderlo in due, in tre. Veramente devo dire che questo è un giocatore che, se volete un attaccante, che dici? Voglio un attaccante che tra gol e assist mi faccia almeno un 12-13 bonus, è lui. Cioè, lui. Dirò questa cosa anche, mi sembra che l'ho detta per Luca Zanimacchia: in Serie A può far meglio della Serie B, perché è un calcio un po' più tecnico, e questo ha tecnica da vendere, non solo dribbling come dicevo, ma anche una tecnica impressionante. Sa trattare il pallone, porta il pallone a una velocità supersonica, cioè ha una rapidità, veramente ne ho visti pochi io. Questo è un giovane, possiamo dire, 24 anni, non è
che stiamo parlando di un vecchio. Questo è uno che secondo me ha solo da migliorare in Serie A, ha solo da migliorare. Infatti, nel primo anno al Monza aveva già fatto bene con un 6 gol e 5 assist, se non vado errato. E quest'anno ha fatto il salto di qualità e sono convinto che il prossimo anno possa fare ancora meglio. Cioè lui po che possa solamente migliorarsi perché i margini di miglioramento sono altissimi e poi gli 11 gol fatti parlano da sé perché non è il classico centralone che sta là e ti fa i gol, no. Questo è un giocatore che i gol se li procura, se li crea da solo. È veramente uno di quelli che dici lo devi prendere. E tra poco vi dirò anche, già vi ho detto più o meno una previsione di bonus. Io sono convinto che a 12 tra gol e assist ci arrivi tranquillamente. Io mi auguro che faccia il salto definitivo e che possa arrivare anche vicino a una doppia cifra di gol e un 6-7 assist tranquillamente. Dipenderà tantissimo da me anche dal suo compagno d'attacco, perché bisognerà vedere come si muoverà il Monza, perché si parla di una società che vuole andare a comprare sul mercato, vuole andare a investire una certa somma. Anche se devo dire che secondo me questo giocatore lo vedremo titolarissimo nel Monza, ecco, ho pochissimi dubbi su questo, direi quasi nessuno. Poi ovviamente il mercato e le ambizioni del Monza non so quanto possano essere grandi, però che questo sia un giocatore forte io non ho alcunissimo dubbio. Perché anche guardare i gol, qualcuno lo fa di testa, è un rapace d'aria perché se c'è un pallone vagante nell'aria lo prende lui. È velocissimo a spostarsi la palla e calciare in porta. Veramente ha tantissime skill. Cioè, trovare un giocatore così completo è difficilissimo. Veramente difficile. Devo dire che ho aspettato qualche giorno in più per portare questo video, per cercare di arrivare già in un momento più importante dell'inizio del campionato, per avvicinarci un po' all'inizio del campionato, anche se ancora ci vogliono oltre 50 giorni. Però non ce la facevo più, volevo portarlo perché è un giocatore veramente straordinario. Guardiamo anche le statistiche in Serie B, 6,25 di media voto, che direi non male, e Fanta media voto 7,39. Questi sono sempre, diciamo, i voti e Fanta voti della Gazzetta dello Sport. Ragazzi, veramente non dovrete avere dubbi. Un budget di spesa, ecco, anzi, prima del budget vi dico, rispetto a Sensi 6 che vi avevo detto, ragazzi, c'è troppo hype su questo giocatore, perché si parlava anche nelle live, anche nel gruppo degli abbonati, di un giocatore fortissimo da secondo o terzo slot. Ecco, tra i due, se devo scegliere un giocatore che mi dà più sicurezza, prenderei lui. Ovviamente quello è un giocatore più punta che magari potrebbe portarvi qualche bonus in più, però questo Dani Mota Carvaglio, mal che vada, vi farà delle ottime prestazioni, dei gol e degli assist. E su questo poi il numero potrebbe, diciamo, la mia prediction è questa e dipenderà anche tanto magari dalle presenze, dai minuti giocati, perché qui in Serie B, come dicevo prima, sono 28 partite, ma ne ha fatte 22, se andassimo a contare i 90 minuti. Però come giocatore veramente difficilmente ho visto un giocatore salire dalla Serie B così forte, ma veramente difficile. Sono veramente entusiasmato da questo giocatore e devo dire che non l'ho portato solamente per gli abbonati, perché questo è un giocatore che volevo condividere con tutta la mia community e voglio ringraziare tutti gli iscritti al canale, tutti gli abbonati al canale che sostengono questo canale, che permettono al canale di dedicarsi, che permettono a me di dedicarmi al canale H24, perché io anche quando non esce il video studio per fare i video.
oltre che guardare una montagna di video, prima di realizzare il video viene scritto, è strutturato, quindi facciamo le schede, facciamo le copertine, ci sono veramente tantissime cose da fare e questo riesco a farlo grazie agli iscritti e soprattutto agli abbonati che con una piccola quota mensile permettono a me di dedicare tantissimo tempo a questa mia passione qui su YouTube. Vi dicevo, ragazzi, del budget di spesa, però lasciamo i like, un commentino qui sotto se prendi Danimota, se vi ho convinto a comprare Danimota, e iscrivetevi al canale che è una di quelle cose come queste, come il mi piace, come il commento che sono gratis. Poi l'abbonamento, se avete la possibilità di farlo e volete sostenere il canale, fatelo e avete un mucchio di vantaggi. Però ragazzi, queste cose gratis, vi ripeto, fatele, sono importantissime. Io vi dico la verità, su questo anche un 4-5% di budget io lo butterei. Parliamo di 20-25 crediti su 500. Su 500 o 40-50 crediti su 1000. Questo è il mio budget per questo giocatore e devo dire che io proverò a prenderlo assolutamente. Cioè, è veramente un giocatore che mi piace. Cioè, è troppo completo per floppare. Ecco, ha un qualcosa di Nico Gonzalez, anche se non c'entra nulla neanche la posizione in campo, perché lui preferisce partire magari da sinistra. Però nel senso salta l'uomo, però questo lo vedo più completo perché è forte di testa, è più cinico, fa più gol. Ecco, è un giocatore veramente completo, quindi sono convintissimo su questo nome. Ditemi nei commenti se anche voi prenderete Danimota al Fantacalcio. Al prossimo video ragazzi, anzi prima di passare al prossimo video, mi raccomando in descrizione vi metto tutti i link dei video che sono usciti nei giorni passati. Andate a darci un'occhiata sia ai talenti, sia ai flop, sia ai top. Andate a dare un po' un'occhiata a tutti questi video. Ciao ragazzi.